Buon pomeriggio dall'Istituto Superiore di Sanità e benvenuti a tutti all'undicesimo meeting scientifico sulle malattie rare e il Covid-19. Sono sempre Luigi Bertinato e porto sempre il saluto del professor Brusaferro, di cui sono responsabile della sua segreteria scientifica. Oggi abbiamo combinato l'esperienza regionale. Siamo molto contenti che ci sia il team della Regione Abruzzo, capitanato dal direttore Claudio Damario, che per noi è noto più come direttore della prevenzione, però la Regione Abruzzo se l'è catturato. E quindi, assieme a Nicoletta Veri e a Silvia Di Michele, ci parleranno dell'impegno della Regione Abruzzo per i malati rari in tempo di Covid. E ringraziamo molto di aver accettato di raccontarlo a tutta la grande famiglia delle malattie rare. Ma prima di parlare di quello che succede in Abruzzo, abbiamo due argomenti trasversali per tutti, soprattutto per chi si accinge a passare, l'estate in vacanza. E, le indicazioni relative all'attività di balneazione le ha scritte l'Istituto assieme all'INAIL e in particolare al direttore Sergio Iavicoli e Diana Gagliardi, che oggi ci presenterà il lavoro fatto assieme. Perché questo è importante? Perché questo nella nostra testa vorrebbe mettere nelle migliori condizioni chi soffre di una malattia rara di essere tranquillo quando se ne va in vacanza. Vuol dire che sa tutto quello che deve fare. Lui, quello che devono fare gli operatori del settore e quello che devono fare i vicini di Ombrellone. Perché ovviamente se qualche cosa non funziona potrebbe anche essere un bravo educatore. E comunque le indicazioni sull'attività di balneazione servono per chi va in vacanza, ma anche per chi lavora nel mondo, nel settore turistico. E quindi in questo caso nelle attività di balneazione. Questa è una notizia importante perché, come avete capito, sarebbe proprio spiacevole pensare che dalle direzioni centrali di INAIL, l'Istituto Superiore di Sanità, si voglia limitare la libertà di fare vacanza alle persone. Invece no, è proprio la voglia di dare la migliore possibilità di fare le vacanze in sicurezza, sia a chi ci lavora che chi invece ne approfitta. Bene, dopo l'intervento della collega di INAIL, il nostro direttore della veterinaria, in realtà è della sicurezza alimentare, che è Umberto Agrimi, ci parlerà degli animali da compagnia, che sono stati utilissimi durante il periodo di lockdown, sono grandissimi animali di compagnia e sono utilissimi anche per il periodo estivo. E credo che sia anche questo uno degli argomenti assolutamente trasversali per tutti quelli che amano gli animali da compagnia. E quindi a me non resta che augurare buon lavoro per questo undicesimo meeting scientifico e, come da tradizione, passare la parola prima di darla al nostro grande direttore delle malattie rare, Domenica Taruscio, alla nostra ormai nota, conosciuta e apprezzata Annalisa Scopinaro, che con Uniamo gestisce tutta la Federazione Italiana delle Malattie Rare. Annalisa, ti passo subito la parola, prego. Grazie mille, dottor Bertinato, grazie ancora, grazie per questa possibilità di essere qui anche oggi. ci mettiamo la mascherina tutti quanti. Io credo anche oggi toccheremo degli argomenti molto importanti. Sono contenta che ci sia l'Abruzzo, che fra l'altro è la mia terra natia, per cui mio padre è nato lì, era nato lì, e quindi sono assolutamente vicina a
a Silvia e alla dottoressa Veria, al dottor Damario, perché mi sento a casa con loro. E penso che parlare di balneazione sia assolutamente necessario. Io stessa avevo molti dubbi ad andare in vacanza perché non sapevo bene quali fossero le norme di comportamento e spero che queste norme ci servano davvero anche per goderci un meritato periodo di riposo, perché dopo questo Covid credo che tutti noi che abbiamo operato per tutto questo tempo al limite le nostre possibilità, tutti quanti, e penso di poterlo dire anche a nome di tutta la comunità dei malati rari, che comunque è stata sul filo del rasoio per tutto questo tempo, abbiamo veramente bisogno di un po' di pausa e poter vedere qualche spiaggia abruzzese sarebbe veramente un sogno non indifferente. Quindi grazie a tutti, una bella puntata anche oggi, grazie al dottor Bertinato per la sua sempre affettuosa presenza e ci sentiamo alla prossima volta. La parola ora a Domenica Tarruscio, direttore del Centro Nazionale sulle Malattie Rare. Prego. Grazie, grazie dottor Bettinato. Saluto con tanto affetto e gioia le colleghe e i colleghi qui collegati. Sono per lo più colleghe, vedo. Annalisa Scopinari, o Scopinaro ormai una nostra compagna di viaggio, oltre che co-organizzatore e organizzatrice di questi webinar. Vedo la dottoressa Di Michele, vedo, buongiorno dottoressa Gagliardi. Insomma, siccome siamo, insomma, e poi tutte le altre colleghe ovviamente, e siccome siamo, diciamo, prima dell'estate o in piena estate, perché qui a Roma fa un caldo tremendo, ma penso un po' ovunque, in tutta Italia, la sorpresa, io l'altra volta ci siamo lasciati dicendo, vi faccio una sorpresa, seguiteci, seguiteci. Qual è la sorpresa? È stata proprio questa, cioè parlare, di balneazione. Perché così possiamo veramente in sicurezza fare un periodo di ferie meritatissime e stare tranquilli. Quindi io ci ho tenuto tantissimo ad organizzare questo evento, invito, fare questo invito, ovviamente insieme al dottor Bertinato, perché penso che sia veramente, siano elementi di tranquillità che noi dobbiamo avere. Seguendo le norme, noi le conosciamo molto bene, le ripetiamo, la mascherina, al di là del fatto che io in questo momento non ce l'ho, ma è qui vicino a me, la mia, ovviamente, grazie, eccola qui, ecco, la mia mascherina ovviamente ce l'ho comunque, adesso sono da sola perché il dottor Bertinato si è allontanato, quindi distanziamento fisico innanzitutto, lavaggio delle mani, e lo sappiamo, lo ripetiamo, è un mantra, però è importante per tutti noi assolutamente assicurare queste misure di prevenzione, assolutamente. Quindi non vorrei portare tempo a queste relazioni bellissime, interessantissime, parleremo poi con il collega, infatti fino adesso siamo tutte donne, meno il dottor Bertinato e poi il dottor Agrimi che si unirà fra un pochino, parleremo poi di animali da accompagnamento e Covid, in tempo di Covid. Quindi è chiaro che gli animali sono pet therapy, no? Quasi, vivono con noi, stanno con noi, però arrivano delle domande. Ma possiamo avere rischi, che ci possono portare i nostri animali da compagnia? E quindi adesso avremo l'esperto qui dell'Istituto Superiore di Sanità che poi ci parlerà di questo. Quindi, cominciamo con la prima presentazione, indicazioni relative alle attività di balneazione. Dico questo perché la professoressa Emilia Severin, che è in Romania e che però sa un perfetto italiano, una professoressa di genetica, di pediatria, una brillantissima professoressa con cui collaboriamo da almeno 15 anni, quando ha sentito che c'era una sorpresa, mi ha scritto, ha detto Domenica, ma qual è la sorpresa? Ho detto, poi la sentirai. Quindi questo mi dà l'opportunità per dire che siamo seguiti anche da altri paesi, appunto la Romania, ma anche tantissimi altri, ovviamente dove comprendono l'italiano. Ma noi abbiamo tante persone che sono o native in Italia, oppure come la professoressa Severin, ha studiato in Italia e poi è ritornato in Romania. E quindi sa scrivere perfettamente, sa parlare perfettamente l'italiano. Quindi siamo seguiti da ben 11 paesi, oltre l'Italia. Di questo siamo fieri, perché possiamo condividere queste belle esperienze, queste belle iniziative anche con gli altri. Prego, allora diamo la parola alla dottoressa Diana Gagliardi. Prego. Grazie, buongiorno. Mi presento, io sono Diana Gagliardi, sono un
lavoro e ambientale. E durante il periodo dell'emergenza ho collaborato con il dottor Iavicoli, che siede nel tavolo tecnico scientifico, e abbiamo preparato durante tutto questo periodo una serie di documenti tecnici con delle ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive adottate nella fase di lockdown rispetto all'emergenza da SARS-CoV-2, sia un primo documento un pochino di contesto generale che ha riguardato proprio gli aspetti di rilascio del lockdown, e poi alcuni approfondimenti, alcuni focus su argomenti come la ristorazione, la balneazione, le attività di cura della persona come i parrucchieri e i centri estetici, e ancora anche un documento specifico sui trasporti pubblici. Vediamo, andiamo avanti con la presentazione, possiamo scorrere velocemente. La prima slide è semplicemente un elenco di quello di cui andremo a parlare. Vedremo che parleremo del rischio di contagio da SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e qual è stato l'approccio dell'INAIL alla gestione del rischio, come questi documenti che sono stati preparati anche in collaborazione con l'ISS e in alcuni casi anche con il Ministero della Salute hanno avuto una funzione di policy advising, cioè di dare degli elementi informativi anche al decisore politico sulle strategie poi da adottare per il rilascio del lockdown, e poi andremo un attimo un pochino ad approfondire quelle che sono la rimodulazione delle misure contenitive proprio per le attività di balneazione e l'utilizzo delle spiagge. La prossima slide, per favore. Vediamo che sostanzialmente i tre principi cardine, ancora sono, è animata quindi ancora due click per favore, i tre principi cardine per la classificazione del rischio secondo la strategia che abbiamo costruito riguardano i tre elementi fondamentali, che sono il concetto di esposizione, cioè la probabilità di venire in contatto con delle fonti di contagio durante lo svolgimento delle attività lavorative, come può avvenire nel settore sanitario, nella gestione dei rifiuti speciali, nei laboratori di ricerca, e questo per quanto riguarda il mondo del lavoro, ma anche poi nella vita quotidiana, quindi non solo in ambito lavorativo, ma anche nell'ambito di comunità. Il secondo principio è il principio della prossimità, cioè riguarda quelle caratteristiche intrinseche dello svolgimento di un'attività lavorativa per cui non è possibile mantenere un sufficiente distanziamento sociale dagli altri colleghi che lavorano nel nostro ambiente di lavoro, come può avvenire ad esempio nelle catene di montaggio. E ovviamente questa vicinanza deve riguardare una parte molto rilevante del tempo speso nel proprio ambiente di lavoro. Il terzo punto è quello dell'aggregazione, cioè sostanzialmente quelle attività lavorative che prevedono il contatto con altri soggetti diversi dai colleghi di lavoro, e questo è il, diciamo, l'elemento di rischio specifico di tutta una serie di attività lavorative che prevedono il contatto con il pubblico, come ad esempio la ristorazione, il commercio al dettaglio, l'ambiente dello spettacolo, il settore alberghiero, il settore scolastico, anche il settore della balneazione, dove gli operatori del settore della balneazione, siano essi i titolari degli stabilimenti balneari piuttosto che gli assistenti ai bagnanti, vengono in contatto con la comunità che usufruisce dei servizi forniti dalle spiagge e dagli stabilimenti balneari. La prossima, grazie. Sostanzialmente questa è una brevissima panoramica dei documenti di cui vi accennavo, quindi il documento tecnico sulla rimodulazione delle misure di contenimento del contagio nei luoghi di lavoro e le strategie di prevenzione, che dà un po' una cornice generale a quelle che sono le modalità di rilascio del lockdown, e poi i quattro approfondimenti che sono stati preparati e in collaborazione con l'istituto. La prossima, grazie.
velocemente vediamo che diciamo, l'elaborazione dei tre parametri fondamentali di cui abbiamo parlato, cioè l'esposizione, la prossimità e l'aggregazione, ci hanno consentito di costruire una matrice dove abbiamo assegnato delle scale a tutti e tre i parametri e in base al, diciamo, al valore della scala di esposizione e alla scala di della scala di prossimità e al fattore di correzione introdotto dall'indice di aggregazione, è possibile costruire una matrice come quella che vediamo nella figura al centro, dove il rischio viene indicato con una scala di colori, dal verde che riguarda il rischio basso diciamo, di contagio, fino al rosso che invece è il rischio più alto. Come viene utilizzata poi questa matrice in ambito, diciamo, in ambito applicativo? Vediamo la prossima slide, grazie. Sono state elaborate partendo dall'indice Ateco, quindi diciamo, dall'elenco delle attività produttive, per ciascuna di esse è stato calcolato il fattore di rischio, sia per la, diciamo, categoria generale, quindi per la prima definizione rispetto all'indice Ateco, sia poi in alcuni casi anche per aspetti più particolari diciamo, di attività specifiche contenute nel settore stesso. Per cui, per esempio, vediamo che il settore di gestione degli stabilimenti balneari rientra diciamo, prima di settorializzazione del codice Ateco nella categoria 93, quella delle attività sportive, di intrattenimento e divertimento, che in generale per classe di aggregazione sociale ha un livello molto alto, perché sono tutte attività che ovviamente tendono a portare insieme un numero elevato di persone, ma che poi per diciamo, le caratteristiche relative all'esposizione e alla prossimità darebbero un indice complessivo per il codice 93 medio-basso, ma nello specifico invece settore della balneazione, cioè nella distinzione poi 93.29.2, che è quello degli stabilimenti balneari, invece un rischio medio-alto in funzione del fatto che questi stabilimenti, in questo settore, vi è una fruizione da parte di un elevato numero di persone, soprattutto per quello che riguarda il periodo che stiamo vivendo adesso, dove spesso si va nel weekend al mare e poi è un periodo di alta stagione di vacanza, dove le persone tendono ovviamente ad andare ad usufruire delle spiagge ove possibile. È ancora un rischio medio-alto per il fatto che si svolgono sulle spiagge una molteplicità di attività che possono riguardare non solo il fatto di prendere il sole, ma anche attività ludiche sportive che si svolgono sul bagnasciuga o nelle aree attrezzate connesse agli stabilimenti balneari, e ancora il fatto che spesso negli stabilimenti balneari si associano anche attività di ristorazione per servizi di bar o di vera e propria ristorazione completa. Vediamo la prossima slide, grazie. Quindi diciamo che i criteri generali per guidare le misure di gestione riguardano soprattutto la considerazione del rischio di aggregazione e di affollamento negli ambienti che noi consideriamo, e ovviamente la possibilità di gestire e prevenire in maniera efficace questo rischio adottando delle misure idonee, diciamo, la valorizzazione del concetto di prossimità fra individui, quindi consideriamo sia i lavoratori che sono impegnati nel settore che consideriamo, sia chi usufruisce dei servizi forniti da quel settore, e questo in considerazione di contesti che possono essere variabili, cioè possono essere contesti statici dove tutte le persone sono fisse in una loro postazione. Pensiamo per esempio a un ufficio dove c'è un open space, dove ci sono varie persone che lavorano nella stessa stanza, ma ognuna di queste persone fondamentalmente è seduta alla sua postazione e non si muove. Oppure contesti dinamici, dove ci sono solo persone in movimento, o contesti misti, dove abbiamo persone che sono ferme nella loro posizione di lavoro ed altre che si muovono nello stesso ambiente. E quindi ovviamente ognuno di questi contesti richiederà misure idonee.
altre misure di, diciamo, criteri fondamentali da tenere in considerazione, come diceva anche la dottoressa Taruscio, sono dei mantra continui che noi ci dobbiamo ripetere: il fatto di indossare la mascherina in tutte le situazioni in cui questa è raccomandata, per limitare il rischio di trasmissione attraverso droplets e contatto, la continua frequente igiene delle mani, lavandole il più possibile con acqua e sapone e, quando ciò non è possibile, utilizzando i gel a base idroalcolica, e ancora, negli ambienti chiusi, la reazione degli ambienti, la loro igienizzazione sia dell'ambiente in quanto tale che delle superfici di contatto, e poi anche fornire adeguata informazione e comunicazione ai lavoratori e agli utenti, in modo che tutti possano essere informati e sappiano come devono comportarsi per adottare tutti quei comportamenti idonei a prevenire il rischio di contagio. E infine, ovviamente, anche il monitoraggio e il controllo dell'adozione delle misure fa parte del quadro, perché è importante che vi sia un continuo monitoraggio appunto dell'applicazione delle misure adeguate e soprattutto dell'andamento dell'epidemico nel nostro paese. La prossima slide, grazie. Fondamentalmente, il documento tecnico dell'INAIL sulla rimodulazione delle misure contenitive rispetto alle attività ricreative della balneazione e all'utilizzo delle spiagge si propone di fornire delle indicazioni, delle proposte che vanno considerate come una pianificazione di misure propedeutiche. Consideriamo anche che, quando il documento è stato scritto, eravamo ancora nel mese di maggio e quindi ancora non erano state riaperte queste attività, quindi era in previsione di ciò che sarebbe successo e con un quadro anche epidemiologico in quel momento diverso da quello che abbiamo oggi. Soprattutto, ancora dobbiamo considerare che comunque le indicazioni sono indicazioni di carattere generale, che possono poi subire degli adattamenti, e di fatto li hanno subiti a livello regionale, perché ogni regione ha poi adottato e, diciamo, aggiustato il tiro rispetto alle proprie esigenze e alle proprie necessità, attuando in maniera diversa quelle che sono le misure generali, specificandole e declinandole poi nei contesti regionali specifici. E ultimo elemento importante è comunque il richiamo continuo alla responsabilità individuale e collettiva delle organizzazioni nei vari settori, ma anche, io ci tengo sempre a dirlo, di ciascuno di noi, cioè degli individui che poi utilizzano e usufruiscono di beni e servizi, perché se ognuno si sente responsabile di un comportamento corretto, sicuramente tutti riusciamo a ridurre, ad attenuare il rischio di contagio a livello di comunità. La prossima slide, grazie. Una brevissima panoramica per ricordare semplicemente che l'Italia è, oltre il fatto che in generale per le nostre vacanze gli italiani scelgono in maniera maggioritaria il mare, soprattutto l'estate, ma comunque in Europa è il paese con il maggior numero di acque di balneazione, che rappresentano un quarto di quelle europee, e in Italia abbiamo 4.871 aree di balneazione marina e 668 aree di balneazione interna, quindi laghi, fiumi e ruscelli. Per quello che riguarda i litorali italiani, il 50% delle coste è sabbioso, il 34% è composto da tratti rocciosi e il 16% è trasformato in aree portuali, industriali o in insediamenti turistici. E quello che è importante da considerare è che oltre il 40% delle coste sabbiose è occupato da stabilimenti balneari, che in alcune regioni invece superano anche il 50%, come in Toscana, o addirittura il 60% in regioni come la Liguria, la Campania e le Marche. Quindi l'area, diciamo, il settore degli stabilimenti balneari è sicuramente un settore che ha una rilevanza molto importante nella considerazione di come mitigare il rischio. Questa è, diciamo, una distribuzione, scusate, la prossima slide, una rappresentazione delle concessioni marittime suddivise per regione. E uno studio che è stato condotto dal sindacato italiano dei balneari con la Confcommercio nel 2017 ha evidenziato che
che il 62% dei soggetti intervistati, il 62% dei soggetti intervistati ha frequentato località balneari per le proprie vacanze negli ultimi 3 anni e nel 76% dei casi ha usufruito di uno stabilimento balneare e dei servizi da questo offerto, come ad esempio l'uso di sdraio, lettini e ombrelloni, l'uso di servizi igienici e docce, in oltre il 90% dei casi, i servizi di ristorazione offerti dallo stabilimento nel 90% dei casi e un 60% dei casi anche le cabine. La prossima slide, grazie. Ok. E ancora, è quindi importante prendere in considerazione misure organizzative efficaci per gestire l'elevato numero di utenti che, soprattutto nel periodo estivo, si accingono ad andare a godere del tempo libero, delle proprie vacanze o comunque anche semplicemente dei weekend nelle località di mare. Qual è stato il criterio? Noi abbiamo fatto una serie di ricerche per vedere a livello anche europeo come erano gli orientamenti dei paesi in cui, simili ai nostri, come ad esempio la Francia o la Spagna, in cui le località balneari hanno una rilevante appeal verso turismo e vacanze. E sostanzialmente si parla negli altri paesi, in molti paesi si parla di indici di affollamento, questi indici di affollamento possono variare a seconda degli stati o addirittura delle singole regioni, possono variare fra 6 e 25 persone ogni 100 metri quadri. C'è stato uno studio di Legambiente che aveva calcolato per alcune spiagge della Sardegna un indice di un'area individuale di 3,8 metri quadri a persona, quindi i criteri sono molteplici, le metodologie sono varie, variano da regione a comune oppure a livello anche sovranazionale, ma quello che noi dobbiamo considerare è che sicuramente la spiaggia è un contesto assolutamente dinamico, dove noi abbiamo intanto per cominciare una commistione fra soggetti che lavorano in questi ambienti, perché abbiamo i gestori degli stabilimenti balneari, abbiamo gli assistenti ai bagnanti, abbiamo magari chi si occupa della parte di ristorazione e poi abbiamo gli utenti che vanno per godere del tempo libero, quindi non stanno lavorando, ma sicuramente si interfacciano con chi all'interno di quel contesto è un lavoratore. E ancora gli utenti si muovono all'interno di questo contesto, sia per raggiungere le aree di ombreggiamento che per raggiungere i punti di ristoro o per andare a fare il bagno, quindi per raggiungere la battigia, sia perché ci sono i bambini e i bambini è difficile tenerli fermi in un punto, giocano, si muovono, corrono e poi c'è chi prende il sole, chi vuole stare sotto l'ombra, quindi non è cioè è un contesto estremamente dinamico, non facile da gestire. Si sono quindi cercate di dare delle indicazioni di carattere generale e soprattutto indicazioni che potessero essere relative sia all'utilizzo delle spiagge attrezzate che delle spiagge libere, che ovviamente sono un contesto ancora completamente diverso, perché tecnicamente dovrebbero essere ambienti e contesti dove il controllo viene a mancare, e però dove il rischio di aggregazione da parte della comunità è sicuramente più elevato. Vediamo quindi la prossima slide per vedere un attimo quali sono le misure che sono state suggerite per una gestione sicura degli stabilimenti balneari. Per quanto riguarda gli stabilimenti balneari o le spiagge attrezzate, un elemento fondamentale sicuramente è quello di definire il limite di capienza. Limite di capienza che può essere, come abbiamo detto, individuato in metri quadri per persona o in limiti di distanziamento fra un ombrellone e l'altro, per cui ad esempio noi nel documento tecnico avevamo suggerito di mantenere una distanza lineare fra gli ombrelloni la stessa fila di 4,5 metri e una distanza tra ombrelloni nelle file successive di 5 metri. Poi queste misure sono state modificate, in alcune regioni sono state ridotte, in altre sono state mantenute molto simili, in altre sono state mantenute identiche.
specifiche, però fondamentalmente il concetto è che poi quello che deve essere garantito è che se sotto la stessa area di ombreggiamento, quindi sotto lo stesso ombrellone, possono stazionare fino a tre o quattro persone comunque appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi, fra ombrelloni contigui e quindi diciamo fra diciamo, gli occupanti di ombrelloni contigui, deve essere mantenuta sicuramente la distanza di sicurezza di almeno un metro fra i lettini che appartengono alle due aree di ombreggiamento parallele. È anche importante riorganizzare in generale il layout complessivo della spiaggia attrezzata, prevedendo percorsi di entrata e percorsi di uscita separati, con una idonea segnaletica in modo che l'utenza sappia muoversi, impari a muoversi correttamente senza incrociarsi in maniera eccessiva all'interno dello stabilimento. È importante numerare in maniera ben evidente e chiara le postazioni e registrare gli utenti che sono allocati per ciascuna area di ombreggiamento, e questo sia al fine di facilitare il percorso, perché se io giornalmente ho sempre lo stesso, in giorni successivi sempre lo stesso ombrellone, alla fine imparo qual è il percorso corretto, e questo anche ai fini di un controllo epidemiologico può avere anche il fatto di registrare gli utenti, molto importante a livello di attività di contact tracing nel caso della comparsa di casi, della denuncia di casi di Covid in quella spiaggia. Ancora è importante utilizzare la mascherina all'ingresso nello stabilimento e in genere fino al raggiungimento della postazione assegnata, così come anche utilizzare la mascherina nella fase di uscita seguire le indicazioni da parte del personale dello stabilimento per quello che riguarda il comportamento da adottare, le regole da seguire, le aree dove si può stazionare, l'accesso anche alle aree di balneazione e dove anche per esempio l'area dedicata agli assistenti alla balneazione dovrebbe essere delimitata in modo da garantire per quel lavoratore un adeguato distanziamento da tutti gli altri utenti. Per quello che riguarda invece la gestione delle aree di ristorazione, la regolamentazione è quella prevista nello specifico documento tecnico a cui possiamo sicuramente rimandare e che credo sia già stato presentato in uno dei precedenti appuntamenti. Vediamo la prossima slide invece per le spiagge libere. Le previsioni ovviamente sono meno strutturate perché chiaramente c'è una minore presenza di personale di gestione, perché si tratta di spiagge libere. Però in questo caso è assolutamente importante poter evitare quelli che sono gli affollamenti che potrebbero verificarsi in queste spiagge. Quindi, proprio per questo motivo, al di là della definizione dei limiti di capienza del singolo della singola area di spiaggia libera, che deve essere previsto da chi la gestisce a livello comunale a questo punto, e della mappatura dei perimetri dei singoli allestimenti, è un'opzione possibile, ad esempio utilizzando dei nastri come è stato fatto in Francia, o delle linee che identificano l'area intorno a cui è possibile creare la propria postazione. Anche in questo caso va data un'informativa molto visibile, chiara, comprensibile, possibilmente in più lingue, in modo da favorire anche la comprensione ai turisti stranieri quando cominceranno, come stanno facendo adesso, a rifrequentare il nostro paese. È possibile prevedere eventuali sistemi di turnazione dell'accesso, sistemi di prenotazione degli spazi o, ove questo non sia ritenuto congruo e consono con il fatto che si tratta di spiagge libere, prevedere comunque dei sistemi di informativi rispetto all'effettiva occupazione di queste spiagge libere, come è stato fatto
ad esempio da molti comuni, adesso lo vediamo nella prossima slide. Ovviamente le misure di pulizia della spiaggia e di igienizzazione delle attrezzature comuni eventualmente presenti devono comunque essere garantite, come anche avviene negli stabilimenti balneari. E se passiamo alla prossima slide, vediamo che appunto rispetto ai sistemi di prenotazione o di accesso alle spiagge libere, c'è qualcosa che non va. Ecco, quella dopo ancora, perdonatemi, dove sono tutte insieme. Vediamo che in tantissimi comuni, il comune di Roma, ma in Campania, in Sicilia, in Sardegna, nel nord, ad esempio Jesolo, insomma, o le spiagge dell'Emilia Romagna, hanno creato delle applicazioni dove è possibile vedere la situazione di presenza nella singola spiaggia libera. Per esempio l'applicazione del Comune di Roma si chiama SIPAS ed è una sorta, ha un sistema che funziona come un semaforo, quindi le singole spiagge danno un indice, questi cerchiettini che sono proprio il localizzatore della singola spiaggia, che assumono un colore diverso a seconda dell'indice di occupazione. Sono verdi quando l'occupazione è fino al 20%, giallo fino al 40%, arancione fino al 60% e poi rosso, il rosso intenso quando la spiaggia è satura. Ovviamente non sono sistemi di prenotazione, ma sono semplicemente dei sistemi informativi che consentono a chi decide di andare al mare e in una spiaggia libera di indirizzarsi direttamente verso una spiaggia dove è più probabile che troverà degli spazi ancora liberi, piuttosto che verso una spiaggia totalmente occupata, dove non potrà comunque accedere perché dovrebbe essere comunque previsto un sistema di regolamentazione degli accessi per impedire gli affollamenti. E poi vedete alcuni esempi come le spiagge libere di Ostia, dove sono stati predisposti questi sorta di paletti intorno a cui ciascun nucleo familiare o di persone conviventi o congiunti può organizzare la propria piccola area attrezzata. Lo stesso è stato previsto per esempio a Riccione. In Francia è stato creato invece un sistema di paletti e nastri per cui le aree a disposizione di un singolo individuo o di nuclei familiari sono delimitate nelle spiagge libere da questi sistema di paletti e nastri. Vediamo la prossima slide, passiamo alle misure specifiche per i lavoratori. Quindi sostanzialmente come i gestori, ma anche le persone che sono addette all'accoglienza dei clienti quando arrivano, o alla cassa, o ai punti di ristoro, o ancora gli assistenti ai bagnanti, devono gestire la propria sicurezza tenuto conto appunto del diritto alla tutela della salute e sicurezza durante l'attività lavorativa, quindi in questo caso con misure aggiuntive rispetto a quello che è già previsto dalla normale regolamentazione della salute e sicurezza sul lavoro prevista dal decreto 81. Il punto fondamentale è che i soggetti che lavorano in questi contesti ricevano una adeguata informazione sia generale che specifica sulla situazione sanitaria rispetto al rischio di contrarre la malattia da SARS-CoV-2 e sulle norme igieniche che devono rispettare, incluso l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale quando è richiesto e le manovre, il modo in cui devono utilizzare, indossare o sfilare o togliere questi dispositivi, in particolare le mascherine o gli FFP2, cioè i respiratori, insomma, i filtranti facciali e i guanti in particolare. Ovviamente la mascherina chirurgica deve essere indossata per il personale attività
diciamo, di fatto alle attività amministrative come l'accoglienza clienti, le casse e in tutti gli spazi comuni anche all'aperto dove non è possibile mantenere il distanziamento di almeno un metro. In alternativa, nelle postazioni di lavoro fisse tipo le casse o l'accoglienza clienti potrebbero essere previste delle barriere di separazione come degli schermi in plexiglass che consentono di evitare la, diciamo, di farlo proprio da schermo rispetto alla diffusione del droplet. Ovviamente la corretta e frequente igiene delle mani, quindi mettendo a disposizione la dispenser di soluzione idroalcolica in punti accessibili sia per i lavoratori sia per gli utenti delle spiagge. I lavoratori, cioè gli assistenti e i bagnanti, dovranno indossare i guanti quando fanno tutte le attività di allestimento o di rimozione degli ombrelloni, del sdraio, dei lettini e soprattutto di sanificazione di queste attrezzature che debbono essere sanificate quotidianamente e comunque ogni volta che avvenga un cambio di assegnazione, per cui per esempio se un ombrellone con dei lettini viene dato in uso a delle persone la mattina, ma poi all'ora di pranzo queste persone vanno via e nel pomeriggio viene di nuovo dato a soggetti diversi, prima di darlo a soggetti diversi andrà nuovamente sanificato, altrimenti la sanificazione andrebbe fatta comunque quotidianamente alla chiusura dello stabilimento. Lo stesso dicasi per eventuali locali spogliatoi, per i servizi igienici che debbono essere dottoressa, non si sente? Dottoressa Gagliardi, forse è caduta la linea. Ha una connessione forse instabile? Vediamo di ricollegarci perché non si sente più la dottoressa Diana. Mi dispiace. Allora, per guadagnare un pochino di tempo, speriamo che la dottoressa Gagliardi riesca a connettersi di nuovo con noi, eventualmente poi le faremo qualche domanda finale, però penso che abbiamo avuto moltissime informazioni e la ringraziamo per questo. Ci ha parlato di misure organizzative, ma anche di prevenzione e di protezione per le spiagge, per gli stabilimenti, ma anche le spiagge libere. E ci ha parlato anche di questo bel progetto Spiaggia 4.0, quindi come adoperare sistemi informativi per sapere quali spiagge siano più o meno affollate. Questo è molto importante, ovviamente, insieme a tutta la documentazione che ci ha inviato. Chi ha interesse a queste presentazioni, noi siamo poi ovviamente disponibili, sono pubbliche queste presentazioni. E a questo punto, con grande piacere che invito un caro collega, direttore, passiamo alla successiva, dottoressa Gagliardi, la ricontattiamo dopo, così almeno si è ricollegata? Ok. E sentiamo ma non vediamo. Allora, se può riassumere quanto le rimane, forse? Abbiamo finito, credo. L'ultima abbiamo finito. Cosa, ecco. L'ultima, solo importantissima, okay. Riguarda la parte di attività di salvamento, che ovviamente okay. Che è fondamentale, è una delle attività fondamentali che svolgono gli assistenti ai bagnanti e in cui noi dobbiamo considerare chiaramente il rischio a cui sono esposti i soccorritori e d'altro canto la necessità di garantire le attività di rianimazione cardiopolmonare in caso di bisogno per le persone vittime di eventi accidentali, di rischi di annegamento. Per questo si rimanda alle indicazioni dell'Italian Resuscitation Council e dell'European Resuscitation Council con consiglio di evitare il contatto diretto e quindi la respirazione bocca a bocca e queste manovre andranno fatte con il supporto di ventilatori meccanici come il pallone di Ambu.
E credo con questo abbiamo finito, esattamente. Vi ringrazio, mi dispiace, è caduta la linea. Io ho anticipato che effettivamente la sua presentazione è stata veramente molto molto importante per tutti noi e credo che ci siano stati proprio elementi concreti, pratici, che saranno utilissimi a tutte le persone che hanno seguito questa presentazione. Le slides saranno pubbliche, quindi chi vuole possiamo poi ovviamente distribuirle e soprattutto potete seguire in diretta Facebook sulla pagina di Uniamo questa presentazione, ma anche in futuro le successive. Allora, con grande piacere, anzi prima di passare alla prossima presentazione, vi vorrei ricordare, se avete domande per i relatori potete inviare una mail, alla mail che vi abbiamo inviato, e quindi i relatori possono poi rispondere in diretta. Questo sistema che noi abbiamo adottato non permette di fare una domanda in diretta, ma attraverso email è possibile raccogliere le vostre richieste e i relatori risponderanno. Quindi a questo punto, con grande piacere veramente, che presento il collega direttore di Dipartimento di Sicurezza Alimentare, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria qui all'Istituto Superiore di Sanità, il dottor Umberto Agrimi, ci parlerà di animali da compagnia e Covid-19, un argomento estremamente importante, estremamente interessante, e penso che tutti noi saremo veramente ben attenti anche a questa presentazione. Prego, Umberto. Allora, buongiorno a tutti, grazie a Domenica per l'invito, mi fa molto piacere, saluto tutti voi. Se capisco bene, Domenica mi ha detto che insomma è un uditorio composito, ci sono operatori del servizio sanitario, così come semplici cittadini, semplici fra virgolette, come tutti noi, e è una chiacchierata veramente. D'altra parte può essere anche un po' curioso e divertente pensare che un veterinario come me parli di SARS-CoV-2, che sapete bene essere il virus responsabile di Covid-19 nell'uomo, ma in realtà poi vedremo che i legami, no, che uniscono il mondo degli animali al mondo dell'uomo, di cui l'uomo fa parte poi insomma evidentemente, sono molto stretti. E infatti il presidente, quando in occasione dell'evento epidemico ha creato i gruppi di lavoro all'interno dell'istituto, ha voluto anche che ce ne fosse uno di veterinaria, diciamo, che si occupasse delle implicazioni dell'epidemia da SARS-CoV-2 negli animali. E abbiamo elaborato un documento, insomma, un rapporto Covid che trovate tra gli altri nel sito dell'istituto. Questa è la dimensione della popolazione animale, degli animali da compagnia, in Italia. Abbiamo 32 milioni di animali, 7 milioni e mezzo di gatti, 7 milioni di cani, 1 milione e mezzo di piccoli mammiferi tra criceti e furetti, conigli e compagnia bella, insomma. Poi c'è i tanti e tanti milioni di animali domestici che alleviamo a scopo zootecnico, bovini, suini, pecore e quant'altro. Quindi, come dire, è evidente che già da questi numeri possiamo immaginare che, come dire, questa grande popolazione di esseri viventi non può essere non considerata. C'è stata una circolazione del virus di SARS-CoV-2 impressionante, intensa ed estesissima, ed è evidente che queste specie animali sono venute a contatto con questo virus. È evidente, non sarebbe stato possibile pensare diversamente, che queste specie animali, tutti questi animali, siano stati esposti a questa circolazione virale. Bene, che cosa ne è derivato? L'abbiamo raccontato in questo rapporto, nel quale abbiamo affrontato il problema, come dire, la problematica complessiva dei coronavirus e il loro interesse in sanità pubblica veterinaria, come migliorare
e come utilizzare le conoscenze su SARS-CoV-2 per la gestione degli animali da compagnia. E poi un'ultima sezione nella quale abbiamo dato delle raccomandazioni e delle indicazioni operative. Io adesso non vi tedierò con i dettagli del rapporto perché come dire, non è questa la sede, ma se avete voglia andatevi a scaricare il rapporto, che è molto dettagliato. Però insomma, invece vi racconto perché poi alla fine è utile come dire, avere uno sguardo ampio su queste cose, che poi è un po' il concetto di One Health, il concetto per cui la salute degli organismi viventi, ma diciamo anche dell'ambiente, uomo, animale, ambiente, è tutta collegata e in qualche modo ha delle connessioni che non possono prescindere l'una dall'altra. Beh, questa diapositiva già vi dà una dimensione di come in realtà gli animali c'entrano con SARS-CoV-2. Qui al centro abbiamo il virus e abbiamo la circolazione interumana, però sappiamo che il virus viene dal mondo animale, probabilmente dal mondo silvestre, probabilmente da un chirottero, da un pipistrello, perché come dire, le sequenze virali più vicine che sono state ritrovate proprio in pipistrelli. Forse non sono arrivati direttamente i pipistrelli a contagiare l'uomo, a dare i primi contagi all'uomo, forse c'è stato qualche ospite intermedio, ovvero qualche specie più vicina all'uomo, che si può trovare più facilmente nei mercati cinesi e che può aver veicolato, essere stato un ponte tra l'animale selvatico che sta in foresta e l'uomo. E però poi dall'uomo non si è fermata la situazione. Sebbene la circolazione sia interumana, poi abbiamo visto che, e adesso ve lo racconterò, che in realtà dall'uomo ci sono stati diversi casi di infezione negli animali. Quindi l'uomo è stata la fonte di infezione per diverse specie animali. Quello che avrete probabilmente sentito indicare tante volte come spillover, cioè l'uscita del virus dalla sua nicchia ecologica abituale e la colonizzazione di nuove nicchie e in particolar modo di nuove specie suscettibili si chiama spillover. Così come c'è stato uno spillover dall'ambiente selvatico dove il virus stava tranquillo, chissà da quanto tempo, da quante centinaia di anni mi verrebbe da dire, ma insomma certamente da tanto tempo, e noi attraverso appunto la nostra voracità di specie umana che è andata a cacciare e è andata a predare nuove specie selvatiche e le ha portate nella megalopoli della Cina, e beh, da lì si è verificato lo spillover dal regno animale, dal mondo degli animali si è verificato lo spillover nella specie umana, e adesso dalla specie umana si sta verificando un nuovo spillover verso altre specie animali. Si sono registrate occasionalmente delle manifestazioni di questo genere che adesso vi racconto. Rispetto alla diapositiva precedente, questa è la vera dimensione, cioè, tanto per ricondurre alla realtà le cose, insomma. Può essere divertente guardare la diapositiva, però insomma la realtà dei fatti è che la circolazione pandemica è sostenuta dal contagio interumano. Gli animali non c'entrano assolutamente nulla, però è bene ricordarci che il virus viene dal mondo silvestre e che ogni tanto qualche puntatina fuori da questa circolazione interumana, proprio per la vastità e l'intensità della circolazione, si è verificata. E le evidenze osservazionali sono queste, cioè quello che si registra in condizioni naturali. I primi casi sono stati identificati ad Hong Kong. Ad Hong Kong, nell'abitazione di alcuni pazienti affetti da Covid-19, si è osservato positività in animali domestici, in due cani asintomatici, al quali è stato fatto il tampone semplicemente perché il padrone era stato ricoverato in ospedale
e l'animale era rimasto solo a casa e i veterinari hanno deciso di fargli il tampone. È risultato positivo. Anche un gatto ad Hong Kong è risultato positivo, sempre provenienti da una famiglia, da un nucleo familiare colpito da Covid. Anche lì un animale asintomatico. Un altro caso c'è stato in Belgio. Questi sono i primi casi, poi ce ne sono stati tanti altri. Un caso c'è stato in Belgio e in questo caso l'animale era asintomatico, aveva una forma respiratoria seria, aveva anche diarrea e vomito e il virus è stato isolato abbondante dal vomito e dalle feci. Quindi era un animale che ha mostrato segni clinici anche importanti ed eliminava virus. Negli Stati Uniti sono stati identificati successivamente 4 casi nei gatti sintomatici e 4 casi nei cani, in parte sintomatici, in parte con blanda sintomatologia, in parte in larga misura asintomatici. Questi qui sono alcuni, in realtà poi ne sono stati descritti anche altri in altri paesi, sia d'Europa che extraeuropei. Non ho aggiornato la diapositiva, ma insomma sono sempre pochi casi, sono veramente osservazioni occasionali, però laddove è stato studiato è stato trovato qualche cosa. Un episodio importante, interessante, curioso, ma anche interessante è quello che si è verificato nello zoo del Bronx, dove una tigre malese ha mostrato segni clinici blandi, ma insomma significativi, tanto da richiedere l'intervento del veterinario. Mostrava inappetenza, apatia, si muoveva poco, aveva un respiro affannoso e tosse. L'animale, naturalmente, capirete che non è proprio facilissimo fare un tampone ad una tigre. L'animale è stato sedato, è stato anestetizzato, anzi, e gli è stato fatto il tampone ed è risultato positivo. Poi si è visto che in realtà altre 3 tigri dello stesso recinto e 3 leoni di un recinto accanto mostravano la stessa sintomatologia. Non è stato fatto il tampone, però è stato fatto l'analisi, la ricerca dell'RNA virale nelle feci ed è stato trovato anche in questi animali la presenza del virus. Ora, tenete presente che tutti i casi dei quali vi dicevo prima, ad Hong Kong, in Belgio, negli Stati Uniti e in altri paesi europei ed extraeuropei, e nella stragrande maggioranza dei casi, tranne qualcuno negli Stati Uniti, gli animali erano tutti appartenenti a nuclei familiari colpiti da Covid. Nel caso delle tigri non è stato possibile risalire a una fonte di contagio, però i curatori dello zoo riferiscono della possibilità di un addetto alla cura di questi animali asintomatico che può avere trasmesso la malattia, l'infezione alle tigri. Certo è un po' difficile pensare che ciascuna singola tigre, ciascun singolo leone si sia infettato dal curatore, anche perché l'interazione tra questi grandi felini e il curatore non è così vicina come richiederebbe invece la trasmissione. Quindi è verosimile pensare che tigri e leoni, dopo il primo contagio avvenuto probabilmente attraverso una persona infetta, si siano contagiati tra loro, quindi che ci sia stata una eliminazione efficace e una trasmissione dell'infezione e una circolazione del virus infettante tra gli animali. Uno studio interessante è quello che è stato condotto sui cani di Wuhan, sui gatti di Wuhan, scusatemi. Uno studio sierologico. Durante l'epidemia sono stati campionati 102 sieri di gatti, e il 14.7, quindi 15 su 102, 15 sieri su 102 avevano anticorpi specifici in ELISA contro SARS-CoV-2, quindi già questo indica una certa circolazione del virus. Questo poi peraltro è stato confermato, la presenza di una, come dire, in maniera più forte
questa esposizione dei gatti di Wuhan attraverso la ricerca di anticorpi neutralizzanti che sono stati trovati in 11 dei 15 campioni positivi. Quindi, mentre i sieri dei campioni, i sieri di gatto raccolti prima dell'evento epidemico erano tutti negativi. Insomma, la popolazione di gatti di Wuhan è stata esposta in maniera abbastanza estesa al virus che circolava nella popolazione umana. L'ultimo, gli ultimi episodi che vi voglio raccontare, l'evidenza osservazionali, si riferiscono ai visoni, che dal mio punto di vista sono le evidenze più interessanti, anche perché più informative sulle implicazioni che ha la circolazione di questo nuovo virus anche in ambito animale. Inizialmente l'Olanda, il chief veterinary officer, il capo dei veterinari olandese con i quali abbiamo rapporti, ha notificato la positività di visoni in due allevamenti olandesi. I visoni mostravano in allevamento, sono allevamenti di decine di migliaia di capi, presentavano segni clinici, un'inusuale mortalità, tosse, segni respiratori, e agli esami per SARS-CoV-2 sono risultati effettivamente positivi. E questi due casi sono stati fatti risalire proprio al contagio dovuto ad un curatore, a una persona che assisteva e aveva in gestione questo allevamento, che era positivo a Covid-19, insomma. Da due allevamenti in Olanda sono passati a 4, da 4 a 9 le autorità olandesi si sono preoccupate, hanno cominciato a dire facciamo approfondimenti su tutti gli allevamenti, e attualmente sono 18 allevamenti che sono stati colpiti in Olanda e 3 recentemente in Danimarca da allevamenti di visoni. Inizialmente le autorità olandesi hanno detto studiamo questi allevamenti, teniamoli sotto osservazione e li studiamo per capire come evolve. In realtà poi si è visto che in alcuni allevamenti il 90% dei in un allevamento in particolare il 90% dei 9.000 visoni che erano ospitati era positivo per SARS-CoV-2, quindi l'esposizione era stata vastissima ed era stata estremamente efficiente, perché il 90% dei visoni avevano contratto l'infezione. Non solo, ma anche cani e gatti che circolavano in allevamento sono risultati positivi. E non solo, anche le autorità olandesi, quindi se lo riportano le autorità è verosimile pensare che abbiano fatto i loro controlli e le loro verifiche, anche due addetti sembrerebbero essersi contagiati, due persone quindi, attraverso gli animali. Quindi dagli animali all'uomo e dall'uomo nuovamente agli animali e di nuovo all'uomo. Quindi insomma vedete come la circolazione del virus può dare origine a cicli totalmente inattesi. Queste sono le evidenze. Scusate, era semplicemente per rimarcare che in tutti quei casi, in tutti i casi di cui stiamo parlando, dove l'evidenza è più forte, dove l'evidenza è meno forte, ma si fa risalire sempre il contagio degli animali alla presenza di una persona infetta. Questi sono invece gli studi sperimentali che sono stati condotti, cioè infezioni sperimentali, infezioni per via respiratoria, diciamo, instillazioni nasali o infezioni per via respiratoria in cani, furetti, gatti, ma in tante altre specie sono stati condotti, poi lo vedremo. Vedete che, senza tediarvi, ma insomma, nel caso del cane, un cane su 4 è risultato positivo, infettato è risultato positivo, l'RNA virale è stato riscontrato solo in un animale al tampone rettale, positività sierologica in soli 2 soggetti, altri 2 nulla, e nessun segno di trasmissione da animali infetti ad animali sani, cioè contagio tra cane e cane inefficiente.
Al contrario, sia nel gatto sia nel furetto, vedete che in realtà ci sono dei segni clinici, quindi c'è una malattia, per quanto blanda, nel furetto, nel gatto ancora meno evidente, talvolta nessun segno clinico, forse negli animali più giovani invece si sono osservati segni clinici, però c'è nel furetto, per esempio, rialzo termico, inappetenza, pelo arruffato. Il virus lo si trova non soltanto in alcuni distretti o in alcune matrici organiche, ma nei lavaggi nasali, nella saliva, nelle urine, nelle feci, segno di una presenza del virus in vari distretti organici, una replicazione in diversi tessuti, antigeni virali nei turbinati nasali, trachea, polmoni, quindi un grave quadro infiammatorio, positività sierologica e importante trasmissione da animale infetto ad animali sani, cioè animali ai quali che sono stati esposti sperimentalmente al virus, erano in grado di trasmettere, di sviluppare, di infettarsi, sviluppare malattia e trasmettere l'infezione ad animali sani con i quali venivano a contatto. Situazione non molto diversa nel gatto, dove anche lì c'era la trasmissione da animali infetti ad animali sani. In linea di massima vediamo una suscettibilità limitata nel cane, ma è una maggiore suscettibilità del gatto e del furetto. Mi sono soffermato prima sul visone perché obiettivamente ci dice qualche cosa, no? Il fatto che così tanti allevamenti sono risultati positivi, che negli allevamenti ci fossero così tanti animali sieropositivi che hanno sviluppato un'infezione. Il fatto che dall'allevamento, dagli animali, dai visoni, l'infezione sia passata ai cani, ai gatti più o meno randaggi o comunque che giravano nelle vicinanze dell'allevamento e addirittura in due addetti alla cura degli allevamenti, sono insomma informazioni importanti e forse ci dicono molto, perché ci dicono che alcune specie animali sono estremamente suscettibili, forse al pari dell'uomo. Non abbiamo elementi per poter fare questi studi comparativi, ma insomma estremamente suscettibili al SARS-CoV-2. Due, che possono trasmettere l'infezione ad altri animali, ad altri conspecifici e ad altri animali di altre specie. Tre, che in talune occasioni possono trasmetterlo anche all'uomo. Beh, è evidente però che in tutto questo non può non avere un suo ruolo anche la tipologia di allevamento. Vedete che in questa diapositiva al centro come è fatto un allevamento di visoni. I visoni stanno in gabbiette piccole, ahimè, l'uno a contatto con l'altro, quindi si creano quelle densità di animali che per un agente infettivo sono una manna dal cielo, perché evidentemente lì dove per agenti infettivi densità dipendenti si creano le condizioni ideali per la loro replicazione e per la loro trasmissione. Quindi questi allevamenti diventano dei contesti nei quali porre particolare attenzione, tanto che le autorità olandesi, così come le autorità della Danimarca, hanno deciso di abbattere, ahimè, tutti questi animali e distruggerli. Cioè non c'è stato poi alla fine la decisione iniziale di tenerli sotto osservazione, di studiarli, eccetera, e si è trasformata in una decisione, visti i numeri, vista la serietà del quadro che si veniva a determinare, è stata mutata in una completa uccisione di tutti questi animali e distruzione. Questo perché? Perché verosimilmente in quei contesti si stavano creando le condizioni per una presenza, per la creazione di sacche stabili di circolazione virale. E quindi, cioè, il paradosso, insomma, lavoriamo per eradicare la malattia nell'uomo e poi ci ritroviamo sacche di presenza e di replicazione stabile del virus all'interno degli allevamenti. Questo naturalmente è un, come dire, è un commento che faccio io, però di fatto le condizioni mi sembra che fossero estremamente critiche e quindi hanno suggerito le autorità a muoversi in questa direzione. Questo è il quadro riassuntivo che
l'ufficio, l'Office Internazionale degli Epizoozii, che è l'analogo dell'OMS, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in ambito animale, ha redatto per fare un sommario di quella che è la suscettibilità degli animali a SARS-CoV-2. Vedete che ci sono animali che non mostrano alcuna suscettibilità. Il maiale, fortunatamente, il pollo, l'anatra, il tacchino, cioè gli animali di interesse zootecnico sui quali sono stati condotti studi sperimentali, non hanno mostrato alcuna suscettibilità a SARS-CoV-2. Al contrario, il cane ha mostrato una bassa suscettibilità, che poi era quello che si evidenziava anche negli studi osservazionali, così come il gatto domestico ha mostrato un'alta suscettibilità. La stessa cosa per tigri e leoni, bisoni, furetti. Il rosetto egiziano è un chirottero, è un pipistrello frugivoro africano. Anche lui ha mostrato una forte suscettibilità, così come anche il criceto. E tutti quelli, come potete vedere, tutti quelli che mostrano una alta suscettibilità poi sono in grado di trasmettere l'infezione ai conspecifici. Naturalmente, più vanno avanti le ricerche, più vanno avanti l'attività di sorveglianza e più si raccolgono questi dati e si consolidano questi dati. Fortunatamente non si sta assistendo, tranne che negli allevamenti di visoni, a una circolazione importante del virus negli animali. Tutt'altro. Continuano a essere solamente dei casi occasionali, e questo va rimarcato in maniera definitiva, poi lo faremo alla fine quando trarremo le conclusioni di questa chiacchierata. A parte il caso dei visoni, sono tutte riscontri occasionali. Quindi quello che sappiamo che la circolazione di SARS-CoV-2 è vasta e intensa, e gli animali sono inevitabilmente esposti al virus attraverso il contatto con persone affette da Covid-19. In alcuni casi l'infezione ha dato luogo a malattia ed è verosimile che animali infetti possano eliminare il virus attraverso secreti ed escreti. Questo poi è stato anche, come dire, confortato dagli studi che sono stati condotti successivamente. Non esistono evidenze che gli animali da compagnia svolgano un ruolo nella diffusione del virus dell'uomo. Questo è definitivo, mi sembra che non ci sia davvero, ripeto, andando avanti con le ricerche e le attività gli studi osservazionali, non c'è alcuna evidenza che possano avere un ruolo. Certo, poi ci sono stati quei due casi che probabilmente sono venuti a contatto con questa specie di bomba biologica che era l'allevamento di visoni, ma di nuovo parliamo di due casi al mondo. Nonostante la circolazione del virus, nonostante gli animali domestici, e parliamo di 32 milioni di animali, siano venuti a contatto con il virus, poi di fatto i casi nei cani, nei gatti, nei piccoli animali da compagnia che ospitiamo nelle nostre case si contano sulla punta delle dita di due mani, insomma, poco più. Quello che non sappiamo è comunque che ci sono tante incertezze, è un virus nuovo, le incertezze sono numerose, lo spettro d'ospite non è pienamente noto, e comunque dalla diapositiva che vi ho fatto vedere prima vediamo che tante specie animali possono essere potenzialmente suscettibili. Esiste la necessità di un principio di precauzione, l'importanza della sorveglianza, per cui la raccolta dei dati e l'integrazione medico-veterinaria, cioè la capacità di mettere insieme i dati che si raccolgono in ambito veterinario con quelli che inevitabilmente devono essere raccolti in ambito medico. Questo naturalmente consente di dare raccomandazioni più efficaci e adeguate misure di gestione del rischio. Naturalmente l'iniziale crisi dei tamponi, che oggi in qualche modo è rientrata, correva il rischio di mettere in competizione la diagnostica in campo umano con quella in campo veterinario, cosa che sarebbe stata drammatica. Naturalmente le risorse diagnostiche e organizzative devono essere rivolte prioritariamente, destinate prioritariamente alle diagnostiche in campo umano. Le raccomandazioni che facciamo nel rapporto, per chiudere con questa diapositiva, nel rapporto che abbiamo pubblicato, si rivolgono ai proprietari, ma anche ai veterinari, naturalmente in primis per l'accudimento degli animali
nei nuclei abitativi con Covid-19, ma non solo, l'assistenza veterinaria per le visite, l'assistenza veterinaria possibilmente telematica, le visite ambulatoriali e domiciliari, il ricovero degli animali da compagnia, la necessità talvolta di dover allontanare o affidare all'esterno gli animali di nuclei Covid che dovessero rimanere da soli perché i proprietari devono essere ricoverati. La gestione di attività particolari, cani guida e da soccorso, la pet therapy, naturalmente l'utilizzo dei DPI anche in ambito veterinario e nell'accudimento degli animali e la sorveglianza clinica, in primis sugli animali che mostrano segni clinici, particolarmente se in contesti Covid positivi e naturalmente sugli animali morti. Questo è veramente un riassunto molto molto veloce. E chiudo con ribadendo l'importanza, e devo dire l'Istituto la interpreta da tanti anni, insomma, anche in maniera pioneristica, perché non è usuale che in un istituto di sanità pubblica ci siano le competenze veterinarie della sicurezza alimentare, le competenze in ambito ambientale. L'Istituto Superiore di Sanità le ha tutte quante e, insomma, in qualche modo anche durante l'epidemia di Covid e questa emergenza Covid si è tentato di lavorare in maniera integrata con un approccio One Health. Vi ringrazio. Grazie Domenico. Grazie dottor Agrimi, è stato veramente un piacere sentire queste informazioni importantissime ma anche rassicuranti, perché abbiamo sentito che effettivamente quindi non c'è necessità di allarmarsi. Quindi non abbandoniamo i cani, non abbandoniamo i gatti che abbiamo da compagnia, ma continuiamo ad averli vicino a noi perché non ci sono rischi. I rischi ce li ha illustrati il dottor Agrimi con estrema chiarezza e quindi stiamo tranquilli. E se avete dubbi, noi siamo disponibili, potete scrivere a me, al dottor Agrimi, comunque anche alla mail che avete, e saremo sempre disponibili anche in futuro per darvi ulteriori delucidazioni. Adesso passiamo a un'esperienza regionale. Vorrei innanzitutto tranquillizzare, mi dispiace che siamo andati un pochino oltre i tempi, ma chiedo alla regia, a Giulio, 10 minuti in più di pazienza, perché abbiamo, grazie, ce l'hanno concessi, quindi state tranquilli, perché questa è un'esperienza importante. Ecco, qui abbiamo veramente l'impegno della Regione Abruzzo per i malati rari in tempo di Covid. Abbiamo 3 relatori, o perlomeno ci farà il saluto il dottor Claudio Damario, che noi abbiamo conosciuto, buonasera direttore, abbiamo conosciuto come direttore della Direzione Generale al Ministero della Salute, ma l'Abruzzo l'ha captato di nuovo, come ha detto prima il dottor Bettinato. Parlerà poi, quindi adesso è direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, parlerà poi Nicoletta Verì, assessorato alla salute della Regione Abruzzo, e infine Silvia De Michele del Coordinamento Regionale Malattie Rare e Screening Neonatale Esteso. A voi la parola, prego, con calma, abbiamo tutto il tempo che vogliamo, 20 minuti, 25 minuti sono tutti vostri, prego. Allora, buonasera a tutti e un caro saluto a tutti i colleghi con i quali ho collaborato negli ultimi 3 anni. Sì, diciamo che più che altro dopo tanti anni, dopo circa 7 anni che giravo in Italia con vari incarichi, ho deciso cercare di dare una mano alla nostra regione, alla mia regione, proprio perché in questi anni, dopo il piano di rientro e dopo il periodo molto duro di commissariamento, nel Dipartimento si sono create veramente delle numerose carenze organizzative, soprattutto in termini anche di quantitativo di personale, e quindi stiamo cercando di ricreare delle squadre per poter fare bene alcune reti che sono storicamente carenti nella nostra regione. La rete territoriale soprattutto, perché quella ospedaliera comunque ha sempre avuto una buona tradizione, anche se negli ultimi anni il commissariamento e il piano di rientro hanno anche lì ridotto purtroppo la componente delle professionalità in termini numerici. E, la problematica delle malattie rare è ben conosciuta in tutta Italia, come purtroppo
una delle situazioni che storicamente sono anche un po' orfane, no? Sotto tanti aspetti organizzativi, sotto gli aspetti diagnostici, e quindi coglieremo un po' tutte le occasioni che le norme in questi ultimi anni ci danno per poter far sì che l'impegno, le competenze, le conoscenze, mettendo in rete un po' tutti i professionisti, soprattutto nelle regioni molto piccole, cercare di fare anche qui molta casistica e di condividere tutte, diciamo, le linee di attività. E, nelle passate esperienze, anche in regioni importanti, come ad esempio la Campania, dove pazienti rari e centri spesso anche di eccellenza sono presenti, ma cosa manca? Mancano soprattutto quelle capacità di mettere insieme queste competenze, di facilitare l'accesso e la presa in carico di questi pazienti. E anche una banale riorganizzazione amministrativa migliora tantissimo la presa in carico dei pazienti affetti da malattie rare. Addirittura spesso mi è successo di trovare situazioni di grande professionalità, ma che non sono conosciute addirittura ai pazienti stessi di certe regioni, per cui ho trovato pazienti che erano costretti, non conoscendo quindi questi centri, ad andare in altre regioni, quindi con grande disagio. Quindi anche la possibilità di utilizzare sistemi informativi, piattaforme regionali, condivise con i medici di famiglia, che poi sono quelli che sono i veri utilizzatori, perché il malato raro poi ha come porta d'ingresso le cure primarie. Quindi se questi centri, queste competenze non sono ben rese disponibili anche come accesso, come conoscenza, e tutta la rete ne soffre, quindi tutti i cittadini hanno il disagio. Ma questo succede per tante situazioni, che non sono solo le patologie cosiddette rare per eccellenza. Ci sono malattie che sono definite rare, ma che sono molto presenti, hanno un'incidenza importante, sia nell'ambito delle patologie autoimmuni, nell'ambito delle patologie dismetaboliche. Abbiamo una serie di patologie dell'età evolutiva anche che reinvestono la sfera della salute mentale, che non sono ben seguite e sono anche non presidiate a livello regionale. Quindi quello che vogliamo fare, noi abbiamo nominato come referente una pediatra, proprio perché nella pediatria, quindi nell'età, questa età della neonatologia pediatrica, si concentra il maggior numero di queste patologie rare. Quindi sicuramente non siamo sufficienti come regione, abbiamo bisogno quindi di allargare il network regionale agli altri network nazionali, però proprio per questo parliamo di rete, e quindi parliamo di sinergie nazionali e anche internazionali. Oggi non è presente l'assessore alla salute Verì, perché ha avuto una riunione urgente in consiglio regionale, e quindi mi ha delegato un po' a portare i saluti suoi e di tutto il dipartimento. E quindi io cederei volentieri la parola alla dottoressa Di Michele, che è la nostra referente, che insieme alla dottoressa Vitullo del Dipartimento Salute del settore della programmazione, per poter un po' farci fare un po' un resoconto del punto in cui ci troviamo e dei livelli di miglioramento che dovremo cercare di portare avanti in questi prossimi 3 anni. Grazie direttore Damario, grazie di cuore veramente per essere stato con noi, perché il suo tempo è preziosissimo ovviamente, ma è stato importante avere questa testimonianza e questa anche presa di posizione, di impegno anche con le reti nazionali, con la rete nazionale. Noi ovviamente collaboriamo da tanto tempo con l'Abruzzo, e in questo preciso momento sia come registro nazionale e registro regionale, sia adesso con gli screening e tutta la rete. Quindi certamente potete contare appieno sulla collaborazione dell'Istituto Superiore di Sanità. Benissimo, adesso passiamo quindi la parola alla dottoressa Silvia Di Michele, che ci farà una presentazione su quanto è stato realizzato l'impegno, diciamo, della Regione Abruzzo per i malati rari. Prego, dottoressa.
Grazie dottoressa Taruscio, se mandate la prima diapositiva, intanto io vi ringrazio tanto, sia voi, l'Istituto Superiore di Sanità, sempre mi siete vicini, e anche la Presidente Annalisa Scopinaro della Federazione Uniamo, che ci ha aiutato tanto in questo percorso. Se andiamo alla prima diapositiva, rapidamente vediamo come in questi ultimi 2 anni abbiamo ristrutturato la rete normativa e qui nell'Abruzzo. Forse c'è da andare avanti, che ci sono delle parti mancanti. Comunque, 2 sono i riferimenti normativi importanti, ecco l'808 del 2017, con la quale è stata riorganizzata la rete regionale delle malattie rare, quindi è stato fortificato il registro regionale che avevamo implementato inizialmente in pediatria, ed è stato attribuito attraverso un software dedicato al professor Manzoli, che lo segue attraverso l'Agenzia Regionale Sanitaria. Sono stati identificati i presidi della rete e sono stati codificati i caratteri che ogni anno devono essere dimostrati per poter rimanere presidio della rete. Pertanto è stato definito il centro coordinamento, che vedremo più tardi, è stato fatto un percorso affinché i malati rari possano avere i farmaci, gli integratori dietoterapici, eccetera, attraverso un preciso percorso che sfrutta un allegato, che è l'allegato 4 di questa importante deliberazione. In più abbiamo implementato lo screening neonatale esteso, che era un LEA e che era una veramente urgenza per l'Abruzzo, e brevemente ne accenneremo. Questa rete è stata poi riaggiornata con la deliberazione del 717 dello scorso novembre, in cui appunto tutti i centri hanno dovuto documentare la loro attività clinica, l'expertise raggiunta, per poter rimanere all'interno della rete, e sono stati anche accreditati i nuovi centri ed è stato confermato il centro di coordinamento. La prossima, grazie. Il centro di coordinamento, quindi, è un sistema che in primis, in alto, vediamo il centro di coordinamento mette al centro della sua attività i malati rari. I malati rari e tutte le associazioni che tanto ci aiutano e di cui parleremo, che ci aiutano anche ad aiutare i malati rari non solo nel percorso diagnostico, certificativo, terapeutico, ma anche negli aspetti sociali che spesso diciamo rendono difficile la vita dei malati e anche dei caregiver. Poi però il centro di coordinamento ovviamente si relaziona con i pediatri e i medici di famiglia, che come direttore, che ringrazio tantissimo per la sua presenza e la presentazione, e per, soprattutto per l'attenzione ai nostri malati rari abruzzesi, che oggi sono tutti sul canale Facebook della Federazione Uniamo, e appunto ci relazioniamo con i medici di famiglia, ma anche con i medici del presidio e con i distretti e le farmacie ospedaliere. Tutti quanti ci relazioniamo con, manca una piccola ancora parte, con l'Agenzia Sanitaria e il registro. Il centro di coordinamento è identificato con lo sportello malattie rare all'interno della pediatria dell'ASI Pescara. Possiamo andare avanti alla prossima? Ecco, tutte le figure poi fanno riferimento al registro. Allora, se andiamo avanti, così compaiono tutte le icone. Che cosa abbiamo voluto? Va bene, ecco qua. Allora, qual è il percorso che un abruzzese ha nel sospetto diagnostico di una malattia rara? Intanto l'Abruzzo ha istituito l'R99, per cui il medico di famiglia o il pediatra di libera scelta o lo specialista, di fronte al dubbio di una malattia rara, può utilizzare questo codice di esenzione e inviare il paziente al presidio della rete regionale. Il presidio prende in carico il paziente, fa gli accertamenti diagnostici e laddove la malattia rara è confermata, dà luogo a, da una parte, al piano terapeutico, dall'altra alla certificazione d'esenzione attraverso i distretti, e anche in quel caso i dati conferiscono nel registro regionale. La prossima. Se invece il paziente ha avuto una diagnosi in un centro extraregionale, abbiamo anche lì creato un percorso, diciamo sempre quando ci riuniamo con i malati rari, che per una regione come la nostra, a fronte di più di 8.000 malattie rare
di cui alcune veramente a bassissima incidenza nella nostra area. Ovvio che non ci possono essere i presidi che hanno l'expertise scientifica per tutte le 8.000, però è importante che il paziente abbia un percorso facilitato, per cui il paziente che rientra da fuori regione si riferisce al centro di coordinamento, noi validiamo il certificato verificando che il centro che ha rilasciato la diagnosi sia un centro riconosciuto dalla rete regionale, dalla rete interregionale Istituto Superiore di Sanità, e quindi da un lato comunichiamo il dato al nostro registro regionale, che così è sempre aggiornato, dall'altro agevoliamo il percorso del paziente inviando le autorizzazioni alle farmacie ospedaliere laddove sia necessario e rilasciamo l'esenzione tramite i distretti. Avanti. Solo un cenno al registro malattie rare, quindi, che abbiamo detto in Abruzzo è appunto affidato al professor Manzoli all'interno dell'Agenzia Sanitaria Regionale, e il registro che riceve i dati dal centro di coordinamento e dai medici dei presidi di rete poi ovviamente fa confluire i dati nel registro dell'Istituto Superiore di Sanità. Avanti. Dopo questa breve presentazione di come svolgiamo la nostra attività, andiamo a vedere cosa abbiamo messo in atto durante il periodo di emergenza. Abbiamo fatto un gruppo di lavoro che è stato coordinato dall'Agenzia Sanitaria Regionale, ringrazio il direttore Mascitelli e la sua collaboratrice Giorgia Fragassi, con il contributo non solo del centro di coordinamento, ma di tutto il Dipartimento Sanità, Servizio Programmazione Sanitaria, e qui abbiamo la dottoressa Vitullo che poi ci aggiornerà su alcuni aspetti, ma anche appunto tutti gli operatori e i rappresentanti degli operatori della rete regionale che si sono adoperati, e abbiamo avuto l'onore che la presidente della Federazione Nazionale Uniamo, Annalisa Scolpinaro, ha partecipato ai nostri lavori portandoci anche l'importante contributo della sua esperienza. Abbiamo quindi stilato una serie di misure urgenti che poi sono diventate un'ordinanza del Presidente della Giunta regionale, specificatamente la numero 41. Che cosa abbiamo stabilito? In linea con le indicazioni anche del Piano Nazionale Malattie Rare del Consiglio Interregionale, tutti i piani terapeutici sono stati prorogati di 90 giorni, tutti quelli in scadenza marzo, aprile e maggio, inclusi quelli che prevedevano non solo i farmaci ma anche i materiali che normalmente sono di medicazione, che normalmente vanno incontro a controlli anche mensili o bimensili, gli alimenti, i dispositivi monouso e le prestazioni di assistenza protesica. Abbiamo raccomandato a tutte le ASL di consegnare questi farmaci, presidi e gli alimenti a domicilio del paziente. In questo dobbiamo ringraziare la Croce Rossa Italiana e nella persona del Presidente Perfetti dell'Abruzzo e la Protezione Civile, che hanno effettivamente aiutato in questa opera. Seconda diapositiva, prossima diapositiva, abbiamo cercato di tutelare i pazienti, i lavoratori, quindi abbiamo, in conformità con quanto accadeva a livello nazionale, abbiamo fatto sì che potessero usufruire del codice V07 i malati rari in possesso di idonea certificazione 104, al fine di favorire la loro permanenza a casa e quindi ridurre i rischi da contagio da Covid-19. Abbiamo favorito la domiciliazione delle cure, laddove possibile abbiamo cercato di implementare, soprattutto abbiamo obbligato le ASL a fornire agli operatori tutti i DPI per evitare al minimo i rischi di contagio. Avanti, alla prossima. Abbiamo invitato le ASL a fare degli spazi e dei percorsi che potessero essere COVID free tra i presidi della rete. Sono onesta, non è stato facile, è stato necessario per alcuni pazienti come i nostri reumatologici di Pescara, hanno dovuto attendere l'apertura dell'ospedale COVID. Non è stato semplice creare dei percorsi e degli spazi, perché, come è successo in tutta l'Italia, del resto è stata un'emergenza mondiale, quindi ci sono state delle oggettive difficoltà, ma c'è stata l'attenzione di codificare anche questo. Abbiamo favorito l'infusione a domicilio anche dei farmaci ad alto costo, abbiamo cercato di implementare la telemedicina ancora di più, adesso la implementeremo nei mesi successivi per la telesorveglianza,
per diciamo, aiutare i pazienti con malattia rara a non doversi spostare anche nei prossimi mesi, soprattutto in previsione dell'autunno-inverno, implementeremo ancora meglio. Abbiamo garantito lo screening neonatale esteso secondo le linee guida della società di riferimento. La prossima, solo una parola su come è organizzato lo screening neonatale esteso in Abruzzo. Mi piace condividere questa presentazione con la foto dei colleghi del laboratorio regionale, perché tutti i neonati abruzzesi, appunto entro 48-72 ore della nascita, vengono screenati per le malattie metaboliche attraverso il centro regionale screening del laboratorio della struttura CAST dell'università, che lavora in piena collaborazione con il centro malattie rare di Pescara, che ne coordina le attività e che però ha una terza importante collaborazione con le malattie metaboliche dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù Dionisi Vigi, che chiaramente, essendo un esperto luminare, il suo team fa sì che tutti i neonati abruzzesi abbiano un percorso ben delineato, possano avere un posto letto in caso di emergenza e possano avere una conferma diagnostica in tempi al meglio possibile semplificati. E cedo la parola con la prossima alla dottoressa Vitullo, che ci aggiorna sulle proroghe a questa ordinanza. Sì, per quanto riguarda le proroghe di efficacia delle misure di emergenza, che erano state ovviamente già assunte con le prime ordinanze, diciamo, di marzo, abbiamo l'ultima ordinanza, la numero 76, assunta, diciamo, nel giugno scorso, il 20 giugno del 2020, che ha stabilito, diciamo, l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, scadute, diciamo, dal primo marzo, dopo il primo marzo 2020, sono prorogate fino al 31 luglio. Ovviamente nel caso nostro specifico si tratta di quelle poche malattie rare, diciamo, che hanno un'esenzione, la cui validità, diciamo, la cui esenzione ha una validità limitata nel tempo. Per quanto riguarda i piani terapeutici, per intervenuta nota AIFA, sono prorogati fino al 31 agosto 2020, quindi anche qui abbiamo una scadenza unica per tutti i piani terapeutici, a differenza di, diciamo, di quanto previsto inizialmente, in cui si parlava di 90 giorni, diciamo, dalle rispettive scadenze. Qui abbiamo unificato tutti con la scadenza unica più lontana nel tempo, quindi 31 agosto. Per quanto riguarda invece l'assistenza protesica, l'assistenza integrativa, quindi comprensiva dei dispositivi monouso, degli integratori alimentari, con il decreto rilancio, quindi con il DL 34 del 19 maggio del 2020, diciamo, possiamo passare quindi alla diapositiva successiva, sono stati tutti quanti prorogati di 90 giorni. Possiamo passare alla diapositiva successiva. Sì, sono stati prorogati per ulteriori 90 giorni. E abbiamo avuto anche una proroga ope legis, per quanto sempre grazie al decreto rilancio, che ha stabilito invece per il codice V07, che abbiamo prima citato, una proroga al prossimo 31 luglio, quindi fino alla fine, diciamo, del periodo emergenziale, diciamo, del decreto dello scorso gennaio. Quindi in modo, diciamo, i malati rari quindi possono giustamente, in linea con tutte le normative nazionali vigenti, diciamo, avere, diciamo, la necessaria tranquillità, diciamo, in questo periodo emergenziale, insomma. Con la prossima diapositiva voglio solo citare le nostre collaborazioni interregionali. Questa appunto è l'occasione per ringraziare di nuovo la dottoressa Taruscio e la presidente Annalisa, ma anche appunto ringraziare il dottor Dionisi Vici, che con la sua equipe del Bambin Gesù fa da spalla all'Abruzzo in una maniera veramente importante, e ringraziare ovviamente il tavolo interregionale delle malattie rare coordinato dalla professoressa Facchin, dal quale abbiamo ricevuto tante utili indicazioni per fare meglio anche nella nostra regione. La prossima.
Quello che veramente mi inorgoglisce dell'ultimo nostro anno è l'intensificarsi del rapporto con le associazioni regionali, quindi veramente con emozione vi presento il manifesto Rari e Preziosi, le associazioni che ti aiutano, che abbiamo realizzato insieme all'associazione Amare, che si è fatta carico, malattie rare del sangue, che si è fatta carico di coordinare questo lavoro, e quindi abbiamo realizzato questo manifesto che in tutti i distretti, in tutti i luoghi, mette a disposizione dei pazienti rari, già diagnosticati o sospetti, anche un numero di riferimento, un volto, una parola amica che tanto può aiutare nel percorso anche di accettazione della malattia. Questa foto è la foto del nostro 29 febbraio, in cui la Torre Civica di Pescara è stata illuminata di verde in indicazione di uno dei colori della Federazione Uniamo, e sotto sono tutti i rappresentanti dell'associazione insieme a me, veramente grazie ai quali si va avanti con fiducia e cercando di fare sempre meglio, e sono anche lì a pungolarci quando purtroppo non tutto va bene e ci aiutano a migliorare sempre di più. La prossima. Con le associazioni, Progetto Noemi quest'anno, ringrazio anche Progetto Noemi e Andrea Cerretta, che ha fatto un bellissimo progetto e ha donato mascherine FFP2, mascherine normali ai pazienti con malattia rara, che sono state consegnate a domicilio tramite la Croce Rossa abruzzese. Quindi veramente una unione tra il centro di coordinamento e l'associazionismo, che poi ha creato un vantaggio alla popolazione. Ben vengano queste iniziative. La prossima. Non potevo concludere senza fare un mea culpa, perché chi si loda si imbroda, si dice, e effettivamente ci sono degli elementi di criticità. Questi genitori che vedete sono qui in video riunione con me sabato 11 aprile, che era il sabato santo, durante il quale noi ci siamo riuniti per sentirci vicini, per sentire la loro passione, perché effettivamente stavano soffrendo la chiusura dei centri, stavano soffrendo la difficoltà di bambini e pazienti adulti che hanno purtroppo visto la chiusura, come in tutta l'Italia, dei centri riabilitativi, le difficoltà immense delle famiglie e dei caregiver. E quindi il mio pensiero è stato sempre quello che, certo, insieme ce la faremo, ma dobbiamo essere sempre più forti, e sicuramente la nostra promessa è quella anche di adeguare lo sportello regionale malattie rare alle vostre esigenze. La buona volontà c'è tutta e ci impegneremo sempre di più. Quindi con l'ultima diapositiva concludo i miei ringraziamenti, che ovviamente sono a tutti i pazienti, a tutte le associazioni, dottoressa Taruscio, e voglio citare la dottoressa Codra e la dottoressa De Santis dell'Istituto Superiore. La dottoressa De Santis col numero verde ci aiuta sempre tanto, è sempre molto disponibile, e non solo la dottoressa Scopinaro della Federazione Uniamo, ma tutta anche tutte le collaboratrici, in particolare il servizio SAIO, che ci aiuta anche col nostro call center abruzzese, tutta la regione Abruzzo, l'agenzia, l'assessore, il direttore, ma anche, permettetemi, la mia ASL, la direzione, il direttore Caponetti, il direttore amministrativo Zappalà, che comunque ci aiutano come sportello della ASL di Pescara a lavorare e a cercare di fare sempre meglio. E in ultimo, ma non meno importante, le mie colleghe, tutti i colleghi della pediatria, e in particolare dottoressa Trotta, Capanna e Salladini, che sono quelle che con me seguono più bambini rari, tutte le infermiere, e scusatemi, il ringraziamento più grande a mia figlia e ai miei genitori, ai quali rubo sempre tantissimo tempo, però dico sempre a mia figlia che crescere sentendo parlare di fragilità, di diversità, è un'occasione per lei per diventare una donna migliore. Quindi grazie, e speriamo di fare sempre meglio e sempre di più. Grazie, grazie dottoressa Di Michele, grazie Silvia, perché è un'amica ovviamente, una piccola grande pediatra che abbiamo visto crescere negli anni, di cui sono orgogliosa.
E veramente grazie anche alla collega che è al direttore Damario. È stato bello condividere con voi come la, effettivamente la regione Abruzzo, che poi in fondo è una regione medio piccola, diciamo, abbia fatto tantissimo, quindi tantissime attività anche in tempo di Covid, con molte difficoltà, le abbia condivise oggi con noi. E direi, se, come ho detto anche l'altra volta, il Covid ha creato tanti disagi, tante morti, lo sappiamo e non c'è necessità di ricordarlo, ma ci ha dato un'opportunità, l'opportunità di creare anche e rafforzare le nostre collaborazioni, di creare attraverso anche questi webinar connessioni più strette anche, no? Di collegarci quindi in maniera virtuale ma continua. Quindi questi incontri settimanali sono stati utilissimi per condividere buone pratiche, per condividere iniziative, ma anche per condividere difficoltà, perché le difficoltà condivise si riesce anche a gestirle meglio, probabilmente troviamo insieme soluzioni migliori. Allora, questo vuol dire che dobbiamo continuare, la mia è una convinzione forte, vi avevo già anticipato e con questo vorrei anche chiudere, che la prossima settimana, il 14 di luglio, ci sarà l'ultimo incontro di questi incontri scientifici, l'ultimo webinar prima della pausa estiva, però poi riprenderemo in settembre con più forza, soprattutto facendo anche una riflessione profonda su quello che abbiamo raccolto fino adesso in questi. Oggi è l'undicesimo incontro che abbiamo fatto, quindi il 14 di luglio faremo il dodicesimo incontro scientifico, quindi faremo un'analisi di quello che abbiamo raccolto, delle appunto punti di forza e punti di miglioramento e poi come proseguire insieme. Quindi l'appuntamento sarà sicuramente la prossima settimana per il webinar di sempre, diciamo alle 15, e però rifletteremo insieme su come proseguire e quali iniziative forti vogliamo prendere insieme anche attraverso questi collegamenti che noi continueremo, perché abbiamo visto che effettivamente fare questi incontri online, anche se a distanza, creano sinergie, creano rete, creano forza, e di questo abbiamo bisogno. Vorrei dare la parola per un saluto finale ad Annalisa Scopinaro, presidente di Uniamo, e dopodiché ci salutiamo. Prego Annalisa. Grazie mille Domenica, grazie per la parola, grazie all'Abruzzo che ha portato questa bella esperienza e grazie a Silvia per i tanti ringraziamenti che ha fatto alla Federazione. Noi cerchiamo di essere sempre presenti laddove possiamo dare un aiuto e una possibilità di dare un supporto per quello che possiamo fare, ma la competenza che ho trovato in Abruzzo è veramente molto alta e spero di poter continuare a collaborare con voi perché imparo io tanto. Quindi grazie alla dottoressa Taruscio per ospitarci ogni volta in questa splendida cornice dell'Istituto Superiore di Sanità. Ci vediamo la prossima settimana. Alla prossima settimana vi posso anticipare solo un tema, perché la curiosità deve essere ovviamente, però parleremo anche di telemedicina. Quindi parlerà l'Istituto Superiore di Sanità, parleremo di cosa potremo fare insieme, quindi vi chiedo veramente di partecipare attivamente, perché questo ci potrebbe essere poi di riflessione per come proseguire insieme. A presto allora, arrivederci dall'Istituto Superiore di Sanità. Buon pomeriggio a tutti.